vedi che ho fame. 2000 euro, tre storie, un ragù di cantautore, è quello che ci vuole. Devo scrivere una hit che non è una hit, sì, per non fare passi indietro e neanche in avanti, e non perdere quel poco di pubblico generalista che mi sono conquistato negli anni. Guarda quanto mi somigli, siamo figli di antibiotici nei polli, della plastica nei sogni, e fanno tutti gli artisti con i milioni e le facce tristi. E quando mi parli del libro che hai scritto, io penso: non mi interessano le tue ragioni, il tuo pensiero artificiale ti stancherà. La tua esistenza è chiusa dentro una prigione culturale, non ti verrò a trovare. Ehi, quanto mi dai? Faccio quello che vuoi, senza il senso del pudore, non mi fermeranno mai. Ma non lo vedi che ho fame? 2000 euro, tre storie, un ragù di cantautore, è quello che ci vuole. Lo sai che c'è chi crede a Dio ma non alla medicina, e mi parla dell'Italia di come era prima. Sono contrario ai pregiudizi, ma la tua faccia mi fa pensare solo al duce e la cocaina. Ok che loro sono matti, ma noi depressi, da quando siamo scesi a patti la terra densi. E come Gianna io l'ho visto un mondo diverso, da qualche parte del multiverso. E guai a chi prova a cambiare le cose. Non mi interessano le tue ragioni, il tuo pensiero artificiale. Da dove viene e dove va la tua esistenza? È chiusa dentro una prigione culturale, non ti verrò a trovare. Ehi, quanto mi dai? Faccio quello che vuoi, senza il senso del pudore, non mi fermeranno mai. Ma non lo vedi che ho fame? 2000 euro, tre storie, un ragù di cantautore, è quello che ci vuole. Per lo stadio Flaminio, per l'arena Vittoria, per le scelte importanti che non fanno la storia. Per chi proprio non ci riesce a cercare lavoro alle feste, per le figlie di nessuno, perché è tutto arrosto, niente fumo. Ehi, quanto mi dai? Faccio quello che vuoi, senza il senso del pudore, non mi fermeranno mai. Ma non lo vedi che ho figli? 2000 euro, tre storie, un ragù di cantautore, è quello che ci vuole. Un ragù di cantautore, è quello che ci vuole. Devo scrivere una hit che non è una hit, di quelle che ti vergogni mentre le canti, che non piacciono a nessuno, ma le sanno tutti quanti.